Ti stai allenando, ma non sai che peso utilizzare? Ti spiego subito come capirlo. Allora, ad esempio, abbiamo 12 ripetizioni di squat. Prendiamo il nostro peso e iniziamo. Vediamo che alla fine delle 12 ripetizioni l'abbiamo fatta in scioltezza e non l'abbiamo sentito molto. Quindi vuol dire che il peso che stiamo utilizzando è troppo basso. Quindi cosa dobbiamo fare? Alzarlo. Attenzione però ovviamente a non alzarlo troppo, perché se abbiamo 12 ripetizioni e arriviamo all'ottava che non ce la facciamo più, forchiamo l'esecuzione, ecco, in quel caso è troppo alto. Però non aver paura di provare, spingerti oltre, caricare. E quindi andiamo. Se incominci l'esercizio e arrivi verso la 12ª ripetizione che lo stai sentendo, stai facendo fatica, allora quello è il peso giusto da utilizzare. Ricordati sempre, prima viene l'esecuzione corretta, poi si aumentano i pesi. Però quando ce l'hai, in quel caso, aumenta e applica il principio del sovraccarico progressivo. Così andrai sempre a migliorare e diventare